Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Aveva soltanto 17 anni Michelle Maria Causo, viveva nel cosiddetto Bronx di Torre Vecchia, periferia ovest della capitale, ed è stata uccisa a coltellate da un coetaneo che viveva nel vicino quartiere di Prima Valle. E questo non è soltanto l'ennesimo caso di femminicidio, il che già sarebbe di per sé estremamente grave, ma è anche un delitto, un omicidio che è maturato in un contesto sociale particolare su cui oggi noi vogliamo provare a portare l'attenzione, domandandoci che cosa sta accadendo alle nostre periferie, a quei sobborghi da cui evidentemente abbiamo distolto lo sguardo e dove il degrado, l'emergenza abitativa fanno il paio con l'inazione e l'indifferenza delle istituzioni. Allora ne parliamo, facciamo questa riflessione con il professor Carmelo Albanese, cui do il benvenuto, filosofo, dottore di ricerca in urbanistica all'Università La Sapienza. Lui abita nel quartiere di Prima Valle, da cui proveniva il ragazzo, che il presunto omicida di Michelle Causo, ed è un quartiere cui ha dedicato la sua tesi di dottorato. Professor Albanese, è un piacere averla qui con noi. Grazie, grazie a voi di avermi chiamato. Allora, grazie a lei per la sua disponibilità, le chiedo un istante di pazienza perché nel frattempo il nostro Simone Lombardo proverà a ricostruire i fatti, quello che è accaduto mercoledì scorso. Simone, a te. Gabriella, una lite forse per un piccolo debito, meno di 30 euro, poi il massacro. Michelle avrebbe combattuto fino all'ultimo per evitare le coltellate del suo coetaneo, dopo averla uccisa. Il 17enne l'avrebbe nascosta in una busta della spazzatura e trasportata su un carrello della spesa vicino ai cassonetti, abbandonandola poi per strada. La madre della ragazza non si dà pace, me l'hanno massacrata, ha detto, è convinta che il ragazzo di origine srilankese sia stato aiutato da un complice perché di corporatura troppo esile. Le sue parole sono state: non può aver fatto tutto lui, tutto da solo. Ecco, questo Gabriele. Grazie, grazie Simone. Professor Albanese, le chiedo subito se quello che dicevo in apertura secondo lei è giusto, cioè che non si può comprendere quanto è accaduto man mano che si farà luce se non andando a guardare ai luoghi, al contesto sociale dove i fatti si sono verificati. Beh, certamente è importante guardare i luoghi perché è il posto dove, diciamo, il fatto si genera, quindi non si può prescindere dai luoghi. Tuttavia sarebbe abbastanza così riduttivo chiudere nell'etichetta Prima Valle, malessere, disagio, tutta la vicenda. Prima Valle poi tra l'altro è un quartiere abituato, alle spalle grosse potremmo dire, perché è sempre stato un po' abituato ad essere stigmatizzato dal caso Anna Bracci del 1950 fino a, diciamo, ai giorni nostri, a un po' di tempo fa. In realtà non è proprio così, cioè questo malessere che nei luoghi si manifesta, che molto dei luoghi ci racconta, però non tutto ci racconta di questi luoghi. Nella mia tesi di laurea io proponevo addirittura, nella mia tesi di dottorato, proponevo addirittura di ripartire dalle borgate ufficiali di Roma e in particolare da Prima Valle, che conoscevo meglio delle altre, per ritrovare il sentimento di città. Perché questo? Perché in questi territori, che lei diceva all'inizio, ormai abbiamo dimenticato, ed è vero, sottoscrivo quello che lei ha detto, in questi luoghi continua ad esistere la città. E cosa vuol dire continua ad esistere la adesso città? Glielo chiedo a brevissimo, glielo chiedo a brevissimo che cosa vuol dire, perché è una riflessione veramente importante. Vorrei semplicemente arrivarci con un po' più di gradualità, tornando a puntare la nostra lente di ingrandimento sui fatti, diciamo, drammatici che stanno tenendo banco sulle cronache in queste ore. Perché lei diceva, mi ha colpito quello che ha detto, Prima Valle ha le spalle larghe, non ne ha viste tante
parte dagli anni 50 in poi, ma in queste ore, l'abbiamo visto anche nei notiziari televisivi, sono tante le interviste agli abitanti, immagino che anche lei si sia trovato per le strade a dire qualcosa. Ecco, che cosa stanno dicendo gli abitanti di Primavalle? Beh, gli abitanti di Primavalle hanno anzitutto, sono stati tutti colpiti. Primavalle è un, come tutte le altre borgate ufficiali per certi versi, ha un forte senso di comunità. Cioè, se c'è un luogo o se ci sono dei luoghi in una città come Roma, che si è espansa oltre ogni misura, oltre ogni leggibilità, dove persiste un sentimento di comunità o ancora c'è il tentativo, si aspira ancora a riconoscersi nei luoghi dove si vive, questa è certamente Primavalle. Dunque gli abitanti sono tutti colpiti estremamente da questo fatto. Anzi, io volevo approfittare di questa occasione per esprimere empatia con la famiglia di Michelle Maria Causo, cioè non solidarietà, ma empatia. Ecco, uso questa parola per dire che quel dolore è anche il mio, cioè è il mio dolore, è un dolore fortissimo. Questo significa vivere, sentire la territorialità, cioè essere colpiti per i fatti che dentro questa comunità, dentro questo territorio si svolgono. Perché questo, quindi, evidentemente questo ci riguarda, evidentemente ci riguarda. Ecco, mentre noi portiamo lo sguardo, il cuore, e proviamo a ritrovare questa empatia per i fatti che sono avvenuti tra Torrevecchia e Primavalle, c'è la Francia che nuovamente si infiamma. È l'occasione, purtroppo, la tragedia è stata l'uccisione di un ragazzo di 17 anni che non si era fermato a un posto di blocco da parte di un agente di polizia francese, apparentemente un omicidio veramente a sangue freddo documentato in video. Le banlieue, che sono i sobborghi, che sono nati, cresciuti a dismisura ai margini delle grandi città, sono di nuovo infuocate. Macron ha abbandonato il Consiglio europeo per presiedere un consiglio d'emergenza, insomma c'è un coprifuoco nelle zone di Parigi. Vorrei chiederle, questi sobborghi sono sobborghi che sono stati un centro grande di immigrazione, le banlieue francesi, però quanto le nostre periferie, i nostri sobborghi stanno andando in quella direzione, assomigliano forse alle banlieue francesi? Ma dice a me, chiede a me? Sì, sì, certo, lei è il nostro esperto, la nostra guida sul tema. No, ma secondo me non c'è molta, diciamo, attinenza, nel senso che l'unica attinenza possibile è con un fortissimo senso di assenza di società. Questo è l'elemento che hanno in comune questi due luoghi. Poi, come vede, le reazioni sono molto diverse, perché è diverso il tessuto delle migrazioni, è diverso il modo in cui queste migrazioni hanno trovato integrazione in Francia piuttosto che in Italia e a Roma in particolare. Dunque le storie in realtà sono molto diverse. Uguale però è il disagio, cioè l'assoluta mancanza di opportunità. Questi territori, io le dicevo, fino a prima della pandemia, usiamo questo, diciamo, spartiacque, la pandemia ha steso un velo sulle relazioni, no? Ha impedito per 2 anni, per motivi di igiene, salute, sì, per tutela, la sicurezza. Però di fatto ha impedito lo svolgersi delle relazioni umane. E adesso quello che succedeva prima, Primavalle, era un continuo... c'era una serie molto ampia di situazioni effervescenti in senso buono, cioè vitali, di associazionismo, persone che si prendevano cura del territorio, che cercavano la storia del territorio, che abbellivano il territorio. C'era un gruppo che faceva i graffiti, un altro che c'era una scuola di musica. Io ho intercettato tutti questi momenti di effervescenza culturale come delle possibili tentativi di riscattare i 30 anni di sfacelo che le politiche neoliberiste hanno portato avanti un po' ovunque in Occidente, cioè un lento, è stato dalla metà degli anni 90 fino appunto al 2020, un lento massacro di quelle che sono tutte le forme della socialità, sia dal punto di vista delle tutele nel mondo del lavoro,
delle tutele dal punto di vista sanitario, cioè lo smantellamento progressivo della sanità pubblica, di tutto ciò che è pubblico, cioè sociale, cioè comune, bene comune, è stato smantellato e parallelamente si è portata avanti questa ipotesi dell'esserci attraverso il social network, attraverso la virtualità. Dove, con i risultati che stiamo vedendo. Io la ringrazio, professor Albanese, tra l'altro insomma, poi alla fine ci ha portato dove lei insomma, aveva portato l'attenzione poc'anzi, cioè all'idea che veramente la rinascita della città, la ricomposizione del tessuto deve partire da quello sguardo, da quella presenza nelle cosiddette periferie, ce l'ha spiegato molto bene, tra l'altro in qualche modo ci ha anche introdotto al nuovo tema che è quello dell'approfondimento, che lascio insomma che sia il nostro Simone Lombardo ad esporci. Grazie ancora professore Albanese. Ecco, stiamo appunto per cambiare tema e parleremo di un tema a noi caro, faremo il punto sulle tante difficoltà del nostro sistema sanitario nazionale, quindi vi chiediamo di partecipare. Perché? Perché davanti alle liste d'attesa interminabili, davanti ai medici che scappano, sono sempre di più le persone che si rivolgono alle strutture private. Ecco, chiederei su questo alla nostra regia di mandare un cartello che abbiamo preparato apposta per voi. Ecco, guardate. In media ogni famiglia spende di tasca propria 220 euro all'anno per curarsi. Il centro di ricerca Cergas Bocconi, che monitora il Servizio Sanitario Nazionale, stima che 3 famiglie su 10 rischiano di scivolare sotto la soglia della povertà a causa proprio delle spese impreviste per la salute. Il 9% di queste ha speso in salute quasi la metà di tutti i risparmi. Questi sono i dati. Quindi vogliamo sentire un po' il vostro punto di vista sull'argomento. Vi aspettiamo su WhatsApp 348 30 70 345, il numero attivo. Poi ci sono i social e ovviamente la nostra mail di redazione. Grazie, grazie Simone. Allora andiamo brevemente in pubblicità e poi torniamo qui. Torniamo a parlare di come possiamo tutelare quel patrimonio che è il servizio sanitario pubblico, che si fonda sull'articolo 32 della Costituzione, che riconosce e tutela anche le cure gratuite per gli indigenti. Allora, tra pochissimo.